siamo tornati in studio e un'altra sorpresa di questa poliedrica puntata di 7 in punto. Abbiamo qui con noi Matteo Strucul, Cucciolo Duomo, La Promessa di Milo. Ciao Antonella. Io immediatamente, un volto noto di spesso sei da noi, insomma, quando vale la pena. Ma che siamo appassionati. È mia fortuna, sì. Siamo appassionati di quello che fai. Chi è Matteo Strucul? Così faccio finta di ricordarmi e lo faccio dire a ma, te. Ma allora, diciamo che sono un avvocato mancato, come in realtà insomma, molti romanzieri. Oggi sono un romanziere professionista. Questo è il mio quarto romanzo, il terzo nella saga di Mila Zago, pubblicato per le edizioni EO, l'anno scorso un romanzo per Mondadori, è tutto ambientato nella Padova dell'Ottocento, la giostra dei Fiori Spezzati, adesso a fine anno, per novembre, dovrebbe uscire un romanzo invece ambientato nelle crociate, durante le crociate del nord nel 1240 con i cavalieri teutonici. I Cumani, l'invasione di Batucan e dell'Orda d'Oro, insomma, così vabbè, spostiamo completamente. Perché questo interesse per il Medioevo e la Padova dell'Ottocento? Ma non ne ho la più pallida idea, il punto è che credo che, almeno personalmente mi considero un romanziere irregolare, così come hanno scritto sul giornale l'anno scorso, e questo significa che mi piace variare epoche, generi e storie. Il fatto di passare dal pulp al thriller storico, al romanzo storico magari spruzzato di fantasy come sarà il prossimo, è anche un modo, credo, per tenere, come dire, viva, insomma, non voglio dire la fiamma, ma almeno la produttività artistica. Però c'è un comune denominatore che attraversa anche generi diversi dei tuoi romanzi. Qual è? Alla fine credo i personaggi femminili, nel senso che La giostra dei Fiori Spezzati è certamente un romanzo più corale rispetto alla saga dedicata a Mila, che è un po' una one woman show, diciamo. Però effettivamente sia in quel romanzo, pensando alla Zingara e Rendira nella giostra, sia diciamo ai personaggi che stanno uscendo dalla penna mentre sto scrivendo I Cavalieri del Nord, che uscirà per multiplayer edizioni, effettivamente arrivano una serie di personaggi, questo perché tutto sommato femminili, perché tutto sommato forse da sempre, fin da quando leggevo D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, tifavo per Milady, anche se poi insomma sappiamo come va a finire, però non lo so, credo che i personaggi femminili a un romanziere offrano più sfumature, contraddizioni, sono le contraddizioni che rendono affascinanti i personaggi, e credibili, credo, quindi se mi chiedi un leitmotiv forse è quello, in questo un po' la tua, chiamiamola così, cifra stilistica, ogni scrittore, ogni romanziere, ogni artista ha un elemento che lo caratterizza, pur attraversando il suo percorso letterario o artistico vario, nell'evoluzione dei generi. Sì, assolutamente, ma appunto a me piace variare, provare, ma tutto sommato anche perché, voglio dire, da un punto di vista del gusto, tutto nasce e io come lettore nasco con, non so, penso alla Clitennestra o Elettra, no? Da una parte e dall'altra. Sì, esatto, tornando un tragedia po' indietro. Tragedia classica. E poi, andiamo a Macbeth. E poi però tutto questo lo devo miscelare. Prima, insomma, mi veniva in mente il discorso delle copertine, del fatto che questa copertina potrebbe ricordare... La facciamo vedere anche, esatto, per quel poco è un misto tra... mi ricorda molto Kill Bill, no? Il Pulp Fiction. Assolutamente. Poi, però c'è anche un di manga di estremamente raffinato, elegante, di estetico quasi, d'annunziano. Direi che questa sintesi che fai magistralmente rappresenta un po' quello che volevo dire, cioè il fatto comunque di partire da delle solide radici come lettore e svilupparle e poi però in qualche modo mixarle con ovviamente quella che è la cultura pop contemporanea. Alla fine io sono comunque un romanziere del 2015 e voglio parlare al pubblico di oggi, per cui... Ma parli al pubblico di oggi ambientando le storie nel passato? Cucciolo Duomo è contemporaneo? È contemporaneo come tutta la saga di Mila, per la verità. È contemporaneo. Si vede che non ho letto i tuoi romanzi. Gravissimo. Si può sempre cominciare. Al di là di questo, diciamo che quello che li caratterizza anche... il fatto che sono fortemente ambientati nel Veneto, nord-est,
è talmente contemporaneo che tutto sommato il, come dire, il tema sottotraccia, svelando brevissimamente la trama, appunto c'è Mila che è una sorta di cacciatrice d'Italia che deve proteggere un bimbo nigeriano, il cucciolo d'uomo della copertina, che però è vittima della mafia nigeriana e del fenomeno del trafficking. Fenomeno è criminale estremamente attuale, pensando, voglio dire, alle tragedie che avvengono nella traversata dall'Africa a Lampedusa piuttosto che la vendita di esseri umani. Esatto, che rappresenta, come dire, l'attività, la seconda attività criminale mondiale per come dire, proventi, definiamoli così, profitti. E quindi, diciamo, in realtà è una storia estremamente attuale. Mila deve condurre questo bimbo. Ma tu utilizzi, perdonami, sì, adesso entro nella sottotraccia contenutistica, utilizzi appunto l'eroina Mila per evidenziare questa piaga, no? Che è il trafficking, cioè la vendita di esseri umani, anche per dire quello che raramente vogliamo dire, cioè perché vendita di esseri umani? Quali sono le finalità? No? Perché sulle finalità si è sempre un po' vaghi, perché si è sempre paura a dire quali siano, certo, quali possano essere. Le finalità sono terrificanti, nel senso, soprattutto se le riferiamo a dei minori, a dei bambini, e sono, voglio dire, dallo schiavismo per la raccolta dei pomodori alla, come dire, all'espianto di organi, alla prostituzione, alle adozioni illegali. Ecco, questi sono, diciamo, i settori criminali che in qualche modo basano la propria economia terrificante sui, ecco, sui bambini. E quanto era importante, attraverso appunto un genere romanzato, un po' pulp, sfruttando anche il tuo modo così eccentrico, se vogliamo, di raccontare, può essere un modo per dire delle cose che altrimenti è difficile dire? Ma assolutamente, anzi, diciamo che questo tipo di radice contenutistica è poi il leitmotiv della collana Sabotage dell'edizione EO. Sabotage è proprio il sabotaggio del silenzio, e quindi in questo senso è una storia che prova a sabotare un certo tipo di silenzio, perché se noi pensiamo a quello che accade in questi giorni, c'è tutta la questione legata all'asilo, c'è la questione dei rifugiati, eccetera, eccetera. Nessuno in realtà riflette sul fatto che molto spesso questo tipo, cioè c'è una fetta comunque di persone, donne in particolare e appunto bimbi, che in realtà vengono trasferiti per, come dire, interessi criminali. Il Nord-Est si ritrova ad essere in qualche modo un crocevia tra una realtà mafiosa globale che proviene dall'Est Europa da una parte e quella africana dall'altra. È l'area di servizio, passatemi il termine. Cioè, un'analisi crudissima stai facendo. È crudissima, però è reale, perché è tutto basato fondamentalmente su fatti reali, un po' come... Quindi ci precedenti. Sono delle, non è no, 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 è tutto la storia è romanzata, ma parte da dati oggettivi. È tutto riscontrabile su dati oggettivi, come le precedenti storie, che ne so, Regina Nera, che era il secondo romanzo di Mila, era riferito alla cultura della sopraffazione di questo paese, l'Italia, nei confronti delle donne. Cito un dato che è contenuto nei rapporti UNICEF, che dice che fondamentalmente in un anno, nel 2001, sono state uccise nel mondo 60 milioni di donne. È un dato che non l'ha mai detto nessuno, eppure è un dato reale, ma è importante non dirlo. Oppure nella ballata di Mila c'era un'analisi naturalmente romanzata e figlia degli eccessi del pulp, che in qualche modo raccontava le affiliazioni mafiose delle triadi cinesi a Nord-Est. Gli eccessi del pulp, dello stile pulp, permettono di raccontare delle verità, perché diventa anche un simpatico escamotage per raccontare la verità. Ti ringrazio di questa domanda. Si parla licet senza, come dire, fare alcun tipo di paragone, però se pensiamo, voglio dire, al grande teatro, ai grandi drammi di Shakespeare, o allo stesso, non so, penso a storie come la Reine Margot di Alexandre Dumas, ad esempio, no? È il racconto fondamentalmente del massacro degli Ugonotti, 40.000 persone sterminate in una notte. Ok, non so se era pulp, certamente era un dramma teatrale di un certo livello come Shakespeare, è evidente, ma sarebbe folle negare che ci sono degli eccessi in Macbeth, come, che ne so, in Re Lear o in Otello, ovunque vogliamo andare. Ma sono eccessi che servono. Sono eccessi che, e d'altra parte perché sono borderline, no? Essendo borderline, uno può dire, ma
È pura fantasy. No, perché, perché per esempio, allora, certo, da un lato, se vogliamo, c'è la, il, come dire, il salvagente, diciamo, del, del genere narrativo. Dall'altro, però, un caro amico che è un romanziere inglese di chiara fama, Tim Willocks, dice sempre che non è possibile raccontare la violenza nei romanzi in un modo che non sia estremo, altrimenti non sarebbe violenza. E sì, racconterebbe una menzogna ai lettori, e credo che l'ultima cosa che un romanziere voglia fare è raccontare menzogne ai lettori, o almeno non è il mio intento. Dopodiché, certo, tutto questo va, come dire, in qualche modo scremato dalla parte, diciamo così, appunto, più inventiva, perché poi esiste, credo, una parte di invenzione che è fondamentale nel romanzo, altrimenti viviamoci la realtà e non leggiamo le storie, voglio dire. Visto che sei un romanziere. Sì. Quando si scrive un romanzo, al di là del genere a cui si vuole fare riferimento, c'è un archetipo da seguire o si scrive a braccio? Questa è una mia curiosità. Proprio per perché io sarei dell'opinione che un bravo scrittore lo capisci dopo che hai finito di leggere il suo libro. E okay, a prescindere, perché quando trovo degli elementi di uno schema che vuole essere riproposto insistentemente, già è un libro che non attira il mio interesse, però forse io sono... No, quello che dice è estremamente interessante per una semplice ragione. Nel caso, per esempio, di Mila, pur essendo arrivato al terzo romanzo, non è una serie ma è una saga. Sono tre storie completamente diverse, con una crescita del personaggio che comincia attraverso, come dire, viene introdotta attraverso una vendetta personale, poi di questa vendetta fa in qualche modo una professione, e nel terzo invece arriva a uscire in qualche modo da sé e a scontrarsi con dei sentimenti che in qualche modo aveva negato. Ma è una vendicatrice dei cattivi? È certamente, sì, nel senso che è una vendicatrice che ovviamente, come dire, compie violenza nei confronti dei cattivi per proteggere i buoni. Per quanto riguarda la domanda che facevi, però, se in questo caso sarebbe follia pensare di cominciare il romanzo attraverso una sinossi o un, come dire, un progetto, magari una sintesi, no, di 8-10 cartelle. Per cui la parte in esterno, il racconto della... E quindi questo non c'è, cioè è Mila che scrive la storia e io in qualche modo scrivo sotto dettatura, passare il termine per la gioia del mio editore che ogni volta mi dice ma la sinossi quale? Non c'è. Anch'io sono un po' refrattaria alla sinossi, sì, non sono una scrittrice. Però magari agli editori a volte piace meno. Con Mondadori, per esempio, con il romanzo La giostra dei fiori spezzati, che invece però è un thriller ed è un romanzo storico, è chiaro che invece lì c'è stato un lavoro, ma è un altro tipo di storia, un altro tipo di romanzo. C'è stata invece una fase di documentazione intesa proprio come ricostruzione degli ambienti, certo, eccetera, e quindi lì, se vogliamo, c'è più un romanzo d'architettura, ecco. Infatti, se vogliamo, lì forse la trama è più importante dei personaggi. Qui secondo me il personaggio buca le pagine e il lavoro è proprio invece sul ritmo, sulla visività e la cinematicità, diciamo, della storia, sulla capacità di usare, che è uno degli sforzi che faccio tra i tanti, quello di usare un po' la penna come una telecamera, per cui dare al lettore un film, in realtà, da un certo punto di vista, un libro che puoi leggere come un grande romanzo d'avventura, come faceva Salgari, veronese e chiara ispirazione per quanto mi riguarda, e qualcuno ha detto Mila è un po' una Sandokan in gonnella, mi sembra una gran bella definizione. Sì, infatti, da un certo ci stavo pensando, vista. Ma Mila, tu hai detto io scrivo sotto dettatura, come è cresciuta attraverso la tua penna? Come è evoluta? No? Ma visto che non c'è la sinossi. No, questo... certo. Ma allora, in realtà è la storia di una donna abbastanza particolare, devo dire, che però nell'essere un personaggio e quindi con delle caratteristiche a volte estreme, partendo dalla katana per arrivare ai dreadlock rossi, eccetera, eccetera, e al fatto che sul fisico non ci siamo negati nulla e via discorrendo, però questa è la parte... Deve essere una vendicatrice, certo, deve essere una vendicatrice tu cur! Però, per esempio, a fianco a questo, che ne so, Mila beve il Green Tom piuttosto che la grappa Nardini e non so, va a bordo di una Ford Focus, quindi voglio dire c'è proprio sono anche... gli sponsor del libro? No, è la quotidianità, voglio dire, no? È proprio la quotidianità del Veneto. L'evoluzione è legata al fatto che prima lei in qualche modo deve
è una vittima perché subisce una violenza terrificante e arriva naturalmente a compiere una vendetta che è personale. Poi però è chiaro che questo fatto, che rappresenta un fallimento di quella che è la sua, di quello che è un codice d'onore che in qualche modo lei prova ad imporsi e che ovviamente nel primo romanzo non può essere rispettato, un po' alla volta, come dire, agisce su di lei. Ed è chiaramente un percorso che comporta grande sofferenza, grande senso di inadeguatezza, di fallimento. Quindi c'è un, come dire, lavoro che lei fa da un punto, assolutamente. E quindi c'è un'indagine che lei fa su se stessa, credo importante, che porta un po' alla volta, forse per la prima volta in questo romanzo, a risolvere qualche punto della sua anima attraversata, salvo poi, non lo so, incontrarne mille altri nei prossimi romanzi. Come mai nei tuoi romanzi è sempre riferimento specifico al Veneto, visto che tratti temi, prima l'hai un po' spiegato, no? Al nord-est crocevia di questo, i flussi, eccetera, però anche prima mi parlavi di un altro romanzo ambientato nella Padova dell'Ottocento, Mila, certo. Adesso una domanda proprio territoriale, come si dice, Mila è padovana, Mila è veneta, Rischigliano di Campodarsego, per capire la padovanità, no? Ma fondamentalmente perché... Ma perché queste ruine, no? Sembra sempre che escano da un mondo non definito, ma non in realtà localizzato. In realtà, paradossalmente, è stata da un lato una carta vincente, perché per esempio quando i romanzi sono stati acquistati per essere pubblicati in tutti i paesi di lingua inglese, l'editore è rimasto affascinato proprio dal fatto che la Pulp Fiction, che è palesemente americana, in realtà rientra dalla porta. Beh, con una connotazione c'ha una sua valenza, Sugar Pulp, certo, c'è tutta una tradizione che è proprio questo, nel senso che nasce proprio dal pulp americano e viene contaminato con la barbabietola da zucchero quando abbiamo creato questo movimento, insomma, no? Però diciamo da cui Sugar Pulp, certo, lo zucchero di barbabietola, Ponte Longo, o perché è un pulp zuccheroso, ma o perché è la polpa dello zucchero, non ho idea. Il punto è tutto questo, e anche il fatto che tutto sommato ama il mio territorio, è un territorio ed è una regione che ha una straordinaria tradizione culturale. Oggi sempre di più si dimentica quanto importante sia la cultura e quanto potrebbe essere motore di sviluppo economico se combinata con il turismo. Raccontare la Padova dell'Ottocento, raccontare la Padova dell'oggi mi sembra assolutamente normale, lo fanno, devo dire, pochissimi autori. Io amo il mio territorio, che arriva dalla Repubblica di Venezia, che in qualche modo, come dire, manifestava... Non ce l'hai con i veneziani, allora? Non ce l'hai con i veneziani? Ma per niente, i veneziani manifestavano il proprio potere anziché attraverso le truppe, attraverso il numero di teatri che costruivano, e oggi in Veneto abbiamo la metà dei teatri della Francia. Mi sembra un buon modo per combattere le battaglie. E... insomma, devo ringraziare i miei antenati. Io credo di sì, tutti noi, voglio dire, no? Non so, penso a Vivaldi, Tiepolo, Tintoretto, di cosa stiamo parlando? Cioè, e tutto questo, chiaramente non troverete Tiepolo in Cucciolo Duomo, però non so come dire, però, prima citavo Salgari, se tutto questo in qualche modo l'atmosfera, assolutamente, dovremmo secondo me essere più consapevoli delle nostre tradizioni e secondo me menarne vanto pensando da dove veniamo, perché poi è il passato che racconta il nostro presente e forse in quel passato troveremmo sulle spalle dei giganti. Io chiuderei su questo perché è difficile fare meglio. Ringrazio Matteo Strucco, il Cucciolo Duomo, La promessa di Milo, edizioni E.O., la diretta da Colomba Rossi e curata da Massimo Carlotto. Ringrazio a voi per averci seguito grazie in questa infinite puntata scoppiettante. Torniamo domani mattina. Arrivederci.